Postateli in ordine per favore Eccolo qua Sion top contro Gragas Skill match up non uh, è più tank di Gragas Però sì però Gragas è ovviamente legger Leggermente più forte in laning phase Uh, Udir contro Olaf, uh, broken, broken entrambi, entrambi broken, Lucian contro Orianna, Lucian priorità, Tristana set, set in competitivo, visto usato come flex counter, molto bene, molto bene, molto bene, tuttavia ripeto, set non è un support, set non è un support come Nautilus, non è un support che può matchare gli altri support, set verrà usato in competitivo come support per vincere le draft, che sia chiaro. 7 verrà usato in competitivo per vincere le draft. Che sia chiaro. Quindi. Skill match up in bot a favore comunque dei downwon, certamente. Il mechal qui è questo che ha il 2 flash in su Kaisa per beitargli il flash, ovviamente flasha per forza, poi avrà ex flash, questo senza flash e giocheranno sotto torre per tutto il tempo. Qui Lucian per priorità, quindi mi aspetto questo, mi aspetto questo. Draghi no, da favore, a favore, a favore dei down one. Credo, poi magari non succede. Anche se c'è Olaf, ragazzi. Olaf in contrastato early game. Sì, ma deve giocare dove ha priorità. La priorità, teoricamente, ce l'ha verso topside. Vediamo come va a finire. Magari succede qualcosa, e fa anche il drago, non lo so. Sta succedendo quello che è successo, ragazzi. Guardate, ragazzi, guardate per favore. Pausa! Set, no flash. Casa no flash. Ok? E poi hanno preso priorità. Tuttavia, qua c'è un creep block in azione. Probabilmente voglio capire cosa sta per succedere. Ci sono dei minion. Quindi, tradare qui non lo vedo possibile. No, la mia statistica di mi proprietà è gol GG Tradare qua in mezzo è difficile, ragazzi, per Gala e Ming. Tuttavia, stanno facendo dei replay. Qualcosa succederà mid, comunque è quello che vi, dice che vi dicevo, vedete. Priority, bot, Primo Drago per i Dawn. Molto bene. Però magari se c'è un fight qua per un creep Block del cazzo, vediamo. Flash Basic? Perché non ha il Flash set, giustamente. Ed è troppo avanti. Questo è ancora Lial. Questo ha Lial, sì. Flash Basic, questo ha W, può baitare, sì. Però non ha più il Flash, non può scappare. Quindi, Galadei, focalizzare questo. Ghost, focalizza questo o questo? Questo, sì. Ial tirato, attenzione che si girano qua. Naturalmente. Ovviamente TPR un una TP player pre preparata, Sion ha il TP. <ride> sì. Secondo me dovrebbe followare con un TP in questo momento. Dovrebbe followare Sion in questo momento? No, perché Beryl è morto teoricamente, sì. Anche tecnicamente. Questa qua, ragazzi, può essere due kill. Forse, forse è per del TP. Ora vediamo. <ride> Mamma mia, Xiao! <ride> xiao vaffanculo va animale. Lascia la kill. Se no, prendila tu. Lascia la kill. Sei un coglione. C'è un coglione, la kill va qua, va by far su Gala. Gala in questo momento, Gala in questo momento, anche se non lo stanno inquadr inquadrando. Xiao! Guarda, 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 Là! E poi non lo inquadrano perché Gala in questo momento ha preso un cazzo di mazza ferrata e l'ha dato in testa a Xiao! Who? Che sia chiaro. Le kill vanno sui carry. Le kill vanno sui carry. Che sia chiaro. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ancora mi aggiornano, mi rinviano a due minuti dopo quando c'è ancora un 2v2. Perché, come vi ho detto, skill matchup a favore dei Danwon. Se livellano al 6, li devastano. Però attenzione che a livello 6, se non hanno i flash, diventa skill matchup leggermente a favore loro. Ma se non hanno i flash, ulti di Nautilus, ulti di casa 100-0 su Tristana. Vediamo un po'. Vedo che hanno ingaggiato qua. Voglio vedere se Ming va su Tristana. Prendendola al volo con la Q Quando salta Non salta, attenzione Drago per Udi, l'abbiamo detto I primi draghi andavano in Dawon, certamente L'abbiamo detto Molto bene Qua c'è un recall Ming va per le ward Questa roba qui è una strategia cheesy Ci può stare, certamente uh, Fai la E Perché ha avuto paura qua, Beryl? Eh, Beryl qua ha trollato Beryl qua ha trollato Ascoltatemi bene, per favore Qui devi fare la E Qui devi fare la E istantaneamente All'aggro dei minion All'aggro dei minion devi fare la E È finita, devi fare la E, mate Invece cosa succede? Guarda Lo fa dopo Fa dopo flash E, non, non esiste sta roba qua Li fai la E subito, Questa roba qui non esiste Stanno al muro, attenzione 100-0, oro, TP, non può più fare un cazzo Gala, funziona così quella botte lì Si gala, oh mamma mia, gala, tiro uno Gala migliora di carry al mondo Gala migliora di carry al mondo By far Che sia chiaro L'ho già detto prima di questo MSI MSI guardando i game By far Miglior By far Quello mi fa neanche vedere l'Herald By far By far Migliora di carry al mondo By far Meccanicamente Abbiamo un Herald mid Questo Herald Spero lo stiano usando Per arrivare al Drago Perché ragazzi Si apre una win condition Bella grossa Questo è un errore clamoroso Questo è inting questa qua è int. Qua era mettere l'herald e camminare al drago Instant. Bel look di Ming. Qua, qua, ragazzi, sta roba qui è a troll completo dei downwon. Volevo rivederlo. Questa qua è int completo dei down. One. Qua, ragazzi, non serve un cazzo fare sta roba. Quella con con la, con la ti serve levare sta pink, tipo? Non serve un cazzo fare sta roba qui, no? Vai, vai al drago, oppure vai indietro di qua, non so perché sei finito lì, vai indietro e fai il drago. Era il drago, era il drago, questa è la call. Guarda la visione, guarda la visione che hai. Pink dentro, pink fuori, come fai a perderlo? Ti devono felceccare qua. Sono loro che ti felceccano, in questo modo è andato fuori posizione, qua Canyon ha trollato. Perché qua si apriva una win condition clamorosa. E ora naturalmente i Royal fanno il drago, perché non sono coglioni. E qua, il game che era... A favore dei Downwound si porta leggermente a favore dei Royal. Attenzione CS in bot. Che nonostante il push, nonostante la priorità di Set Tristana per tutto il. Ma il best di è Rex ma va a cagare. Che nonostante ragazzi, che nonostante la priorità di Tristana e Seth Kaja si ritrova con 20 creep avanti. Ok, è un bait per un TP questo. Non può, non può andare fino a lì, non mi convince neanche un po'. Ghost al salto, ghost all'ulti. Beryl la, la E. Sì. Oppure vogliono, prov vogliono provare il 2v2, ma non è l'Ignite. Questa roba qui non capisco. Però voglio vedere cosa ha Ming in mente, perché Ming non è un coglione. Non tira le spell, ulti. Kai'sa flasha. Uh, voglio rivedere quel flash. Doggia la E di Coso. Voglio capire se turna. Voglio capire se, vabbè, se turna su Tristana o meno. Urta questo. Però è un errore. Ma c'ho i coreani che parlano sotto. La pre-tecnicamente era un errore. Tutte queste cose qua sono robe in più. Voglio rivedere perché ho dovuto mutare e ho trollato. Guarda qua, guardate qua. Questo 2-2 è un errore. In questo momento, TP di Orianna. Mentre Lucian è mid contro il jungler. Ok? Lucian è mid contro il jungler. In questo momento qua, ragazzi. Flash out di Ming. In questo momento, qua puoi anche disengaggiare Khan. Va qua, ma Khan prepara una curva su Gala perché Gala non ha il flash, ok? Tuttavia, la stoppa prima. Perché? Perché è stato stoppato o perché l'ha stoppata lui? Perché era fuori range. Perché era fuori range, by far. Scappava facilmente. Questo è andato fuori, ha fatto bene a stopparla. Ora focusano sì, naturalmente l'unico target, vedete l'unico target, focussano il primo, tutti, grande target dei cazzo di, di Royal qua ragazzi, oro che cola, la cole can, la cole can by far, la cole can by far, ottengono quello che vogliono, sì, ottengono solo questo, mi sa. La torre, non so quante capi abbia, però va bene così, Lucia Mil contro Gragas, sbuappano di quanti minuti, Un minuto e trenta. cola c'è tra 1 minuto e 30, l'Erald, come play? L'hanno già fatto addirittura Me l'hanno neanche showato però gli do Attenzione a Krain, Che gioca aggressivo Grandissima shock e grande salto di Ghost Perché Perché È andato aggressivo Su Beryl Così all'improvviso Beryl No flash Beryl No flash Ovviamente C'ha illa Il la gente che sta arrivando Vediamo se hanno i danni però Bello di Ming Oro Perfetto, perfetta sta play. Risposta, risposta, risposta. Era al mid per fare la torre più la wave. Prossimo obiettivo che spawna. Prossimo obiettivo che spawna, ragazzi. Sì, sì, Serba, hai ragione. Hai ragione. Prossimo obiettivo che spawna. Grazie, è top, scusate sì. non era la jungle. Uh, eh, ragazzi, prossimo obiettivo: drago che spawna a breve. Quindi prendi la torre mid. I down per questo drago avranno priorità. Avranno l'accesso, ragazzi. Ce l'avranno perché questa è una, la torre. Loro possono pushare fino a qua. Gli altri devono stare qua. Non avranno visione. Voglio comunque vedere cosa succederà. Uh, torre top di Xiaohu. Perfetto. Contro risposta, c'è un secondo hit, sì, come vi ho detto, i Downwon ragazzi, e guardate, la win condition dei Downwon era quella che vi, quella che vi avevo detto, i draghi. Il problema dove sta di sto game per i Downwon? Che Canyon ha trollato completamente al secondo drago, altrimenti questo sarebbe il terzo drago. Attenzione però che vogliono fightarlo. Ming ha trollato qua. Non serviva, serviva Carlo. Certo, non ha il flash. Il target, ragazzi, vedete? Tutti i flash. Beryl no flash. Ming lo sa benissimo. Vuole andare su Beryl. Perché senza flash questi tre qua, 100%. 0 Ora, abbastanza zonati. Voglio capire come va a finire questo fight. Perché Canyon sembra chiamare il fottuto drago. Ulti di Sion per zonare. Il drago by far dei down one. Ulti di questo per zonare. Qui ci sarà un 3v3. Voglio capire come va a finire. Q. Gala no flash. Gala è il target. Ghost salta in su Gala senza il flash. Non lo so perché. Perché Kai'Sa ha l'ulti per riposizionarsi. Tuttavia questa roba qui è 4v3. Quindi può assolutamente saltare in. Sbaglia di, Sbaglia il coso però qua. What the fuck? What the fuck? Allora qua abbiamo un problema, qua abbiamo un problema grave, questo qua adesso viene squartato, volevo vedere canyon che ritorna indietro perché non sa quello a fare, hanno chiamato il fight perso qua. Ok, questo non ha il flash morto. E ora qua, ragazzi, i Royal la girano. E a giudicare dalla grinta che ci hanno messo e dalla foga, ragazzi. Adesso per quel che mi riguarda i fight, a giudicare dal game, ragazzi, ascoltatemi, eh. Kaisa in team fight, vi assicuro, vi assicuro, vi assicuro che con un bel setup è più forte di Tristana. Che sia chiaro! Che sia chiaro, Kaisa in teamfight con il setup giusto è più forte di Tristana. Tristana è più forte di Kaisa se ha del disengage in team perché ha già disengage quindi diventa troppo forte anche il suo disengage. Diventa abbastanza noioso man mano che il range aumenta. Qui ragazzi non c'è disengage oltre a Tristana. Gragas sarebbe stato forte anche nel loro team certamente. Abbiamo da dall'altra parte ragazzi, Gragas contro Sion, entrambi molto forti in teamfight. Vi assicuro che Gragas se piazza bene un ulti ti cambia il teamfight. Olaf contro Udir, Ivan, Orianna molto più forte di Lucian in teamfight Con Lucian ragazzi vuoi la priorità di Corsia per forzare gli obiettivi Rush gli obiettivi e poi sei più forte in teamfight Perché arrivi prima sull'obiettivo In questo momento non puoi fightare Perché Tristana non ha beccato ragazzi Due item contro uno Ogni teamfight che succede adesso senza il back È vinto by, by far dai Royal Se non becca ma ovviamente ora si aggiorna Tra due minuti dove avrà l'item certamente L'errore qua dei Roya e dei Danwo, ragazzi, by far al secondo Drago. Che gli è costato la partita. Quattro minuti dopo. Uh, due item contro due item e mezzo. Ok, qua ci vogliono due palle così per fare sta roba, ma è giusto così. La call, ragazzi, di Xiaohu e più flash su Ghost. Perché lo fa? Ovviamente, ulti, ovviamente ha l'ulti. Ovviamente c'ha quest'altro item broken. Se Ghost sopravvive... Non so che cazzo ha fatto. Perché da qua ragazzi c'è un collapse che è totale. Ulti di Kaisa. Poi abbiamo l'altra ulti. Abbiamo una qualcun, qualunque cosa. Qua Ghost muore. E possono andare a baitare poi un obiettivo neutrale. Che sia il cazzo di Nash. Che sia la torre mid più Nash. Che sia la torre mid più priorità in bot più drago. Fossi. Ragazzi, se fosse per me, Kills o Tristana, Bait al Nash or fight. Magari non muore neanche Tristana, non lo so. Muore Tristana. Set contro ingaggia, molto bravo. set qua. Guardate Beryl qua, la smarfata 4 eh. mani. Porco, guardate Beryl. Guardate Beryl, guardate Beryl. Bam, 4 Ulti su Gragas. Non è neanche facile da cliccarci sopra. Kill su Gragas. Oro, mingo, ora va fuori posizione. Mamma mia, che livello meccanico i cinesi. Grande shock. porca puttana. Eh sì, e eh, Olaf continua a fare. Olaf continua a fare il gromp. Mi raccomando, eh, tranquillo. Ming, ciao. Ragazzi, tanta, tanta roba a livello meccanico cinese. il oh, no, so, so, so. so. fuori posizione, la Q di Xion, ma non puoi farlo perché mi arriva un Olaf incazzoso, loro non possono girare, almeno che non hanno i flash, ce li hanno... Canyon non ha il flash, Showmaker non ha il flash, altrimenti Cryan era morto. Voglio capire qua, da Khan non devi flashare, Khan invece si salva perché sa che sopravvive, ma arriva Kai'Sa. Mi aspettavo questo prima Sion, che culo Canyon. Drago ragazzi, Drago, 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 vogliono contestarlo certamente, voglio vedere come va a finire. Guardiamo bene, 4v3, 4v3, sappiamo già come va a finire sto Drago. Sm rubato, 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 rubato da... Fucking Lucian, la partita è finita qui, Ne, ne, ne aspettate, la partita è finita qui, Martina. se non avessero trollato al, al, al secondo Drago, la partita era vinta by far dai Dawn, by far, il livello dei team è molto close, tuttavia i Dawn se non avessero intato, avrebbero vinto questo game a mani basse. Molto bene, quindi uh, preso il drago, terzo drago, Sion ovviamente devono tradare per il drago, morirà Sion, con la morte della frontline, con la morte di un fottuto Sion del cazzo, se i Royal in questo momento non mi vanno a fucking contestare quel Nashor, poi io dovrò fare il 50-50 al che non è 50-50 perché è 4v5, poi io dovrò, vado là, torno indietro nel tempo, vado là e li prendo a sberle, poi io dovrò, se muore Khan... Classica call, dopo i 22-23 minuti, come vi dico io, è sempre lo stesso gioco. Prendi una kill, vai qua, baiti un teamfight. Cosa vuole fare adesso? Ascoltate, è un 4v5, però non vuoi flippare il 50-50. Non vuoi, almeno che non sia 50-50 perché gli altri non entrano, ok? Magari Udir è lontano e riescono a capire che smite lo free. Cosa vuoi fare qua? Nei, se fosse nei Royal, Fighterei tutta la vita. Fighterei tutta la vita. Abbiamo l'ultimo di Gragas. Abbiamo, cioè abbiamo No non c'è dico. Abbiamo una Shockwave Voglio vedere una palla di Oriana Che già c'è a zonare Non voglio un cazzo di 50-50 Rischioso ragazzi Anche se ripeto Canyon deve camminare in Quindi ragazzi Il, eh, il game ripeto Per me è finito Alla morte di Sion Là al drago Che sia chiaro Vediamo Deve camminare dritto Abbiamo 4, un 4v5 Royal non vuole 50-50 Vuole fightare Vediamo se Oppure appunto 50-50 Se non entra in, in tempo il jungler 4k Il jungler è QA non è 50-50 perché non ha il flash e lo sanno. Non è 50-50, lo lasciano. Posto. Questo non è 50-50 mai. Questo non è 50-50. Sanno del cooldown de, del flash di Udir by far perché è competitivo. Questo non è 50-50. Questo è 100-0. Questa play qua è 100-0. Udir non arriva in tempo. Udir non arriva in tempo neanche se vuoi. È qua, non può smettere. Vediamo per quanto riguarda il team fight. Beryl va su Ukraine, però è un 4v5, quindi vediamo come va a finire. Il primo esplode, Beryl esplode, è buona, ma salta via. Uh, Kai'Sa, grandissima ulti di Gala. di radicare al mondo, by far. Game finito, game over. Ovviamente ci metteranno altri 6 minuti, 5 minuti per finire il game, perché devono giocare ovviamente da copione. Aprire la mid, aprire la top, aprire la jungle, poi aspettare il drago, fare il drago. Perché? Perché li rompi l'ultima win condition e poi finiscono il game. Almeno che non trollino e vanno per main. Ora vediamo se è come dico io uh, Prima torre mid Perfetto Attenzione ragazzi Che dovete anche beccare Torre mid Aperta Recollate Fatemi lo skip Timing per favore Che metto in pausa Un minuto dopo La prima la torre mid Vediamo come decidono di giocare Abbiamo Lucian top Quindi se ne fregano Se ne fregano delle sideline Se ne fregano delle fottute sideline Tirano mid E amo i fucking cinesi per questo Se ne fottono del wave management Pushano mid E continueranno a forzare, perché ragazzi, Lucian top, Lucian top, Lucian top, se non c'è Lucian qua, questa torre qua, giù island, ma sarebbe andata giù comunque, Lucian sta recollando, Inibitore, 0, 0, 0 speranze, 0, 0 speranze, ciao Inibitore, questa roba qua, Canyon, fino a un certo punto, addirittura ragazzi, se c'è del troll potrei finire addirittura la partita qua. Vediamo se c'è in mente un teamfight o qualcosa Se c'è il replay qua, immagino di sì Voglio vedere Khan premere il grilletto Lo preme Showmaker Lo preme Showmaker e poi lo preme Khan Flash in avanti, la target qua ragazzi Che roba che hanno fatto questo fight qua, è clamoroso Allora, voglio vedere il suo motion Voglio vedere il suo motion, voglio vedere il suo motion Oro che cola sto teamfight qua ragazzi Showmaker preme il grilletto perché Khan non ha le palle di farlo Showmaker tier 1 player, uno dei migliori millenni al mondo Preme il grilletto Preme il grilletto Sion Ma se ne sbattono il cazzo, cry in cammina in avanti con Orianna il target loro è Beryl vediamo un po' cammina in avanti flash oltre e poi combo immagino se Beryl sì perfetto grandissima sciocco e inutile sprecata totalmente bastava una QW uh, pff, magari non ha, cal ha calcolato male ma vabbè ha preso una kill uh, vediamo voglio vedere i focus dei ghost perché mi aspetto Ming e poi questo ma deve stare attento a Tristana e a Orianna focus a Ming focus a Ming showmaker focus a questo che flasha via oro Canyon nel frattempo era in backdoor, ma ovviamente per quel che mi riguarda un flank di Udir in questa situazione è astro int. Mingel target di Ghost, giusto il, giusto il focus. Olaf Asha in. Questo qua è quasi intato il game. Xiao al flash, no, ce l'ha tra poco. Appena Xiao al flash è finito il game. Uh, carino. Riprendiamo modalità normale. Xiao tra poco al flash, ulti di Xiao. Potevi aspettare un attimo prima di farlo che ti tornava al flash e vincevi il game. Che è il game che hai vinto, comunque. Uh, 4v4, 4v5. Lasci le torri, ragazzi. O uscite le palle, o avete perso. Cioè, perdere così mi sta veramente sul cazzo, eh. Crime fuori posizione, Zonia per rallentare tre persone. Canyon morto. Oro, Oro, Ming, ti devi sacrificare e buttarti qua, per favore. Ming, fai la mia play. Luca, Bravo, Ming, è morto prima. Bravo, Ming, applauso a Ming pregame, allora ragazzi il game era vinto dai down one, che sia chiaro, errore della partita questa roba qui, ovviamente ragazzi ve lo ripeterò 20 volte non è come solo Q dove fai 20.000 errori, dove fai 20.000 errori, dove fai 20.000 errori e il game eh, puoi come ragazzi in competitivo se fai una cazzata il game è finito, il game è perso qua, sta roba qua è int, sta roba qui scusate 10, 5 secondi meno sta roba qua è int, Qua metti l'era cammini giù per di qua e fai il drago. Sarebbero arrivati alla Soul del Drago. Dare un drago, ragazzi. Quando hai Praio Bot e Praio Mid è inting. Che sia chiaro: Lucian contro Orianna, perma, praio mid, i primi due draghi almeno. Poi puoi trollare sul terzo, perché magari succede qualcosa, tradi il terzo per due torri top. Non me ne frega nulla. I primi due, dra i primi due draghi, sei, Lucian Mid sono tuoi. Soprattutto se hai skill matchup top a tuo favore, che ha perma bucciato tutto il tempo. Questa roba qui ha fatto perdere il game. Naturalmente, ragazzi, c'era modo di cambeccare il game anche senza la soul. Certamente ci sono state altre cose. Ma il game qua, fidatevi che questo drago era vinto perché faceva la, la soul. Uh, va bene. Uh, bel game.